Ciao da Medeo. Oggi parliamo di un prodotto top di gamma di casa Apple, l'iPhone 13 Pro Max. Quest'ultimo è stato lanciato sul mercato assieme alla sua versione base nel mese di settembre 2021, quindi lo scorso anno. Molti hanno ritenuto questo modello uno dei migliori smartphone usciti nel 2021, che offre prestazioni top di gamma su tutti i fronti e ancora oggi rimane nell'Olimpo della telefonia mobile. Partiamo dal presupposto che sconsigliamo l'acquisto di questo smartphone a chiunque preferisca dispositivi comodi e dalle dimensioni ridotte. Infatti, come potete notare, abbiamo tra le mani un cellulare davvero enorme, anche rispetto ai modelli base di Apple. Il design rimane sempre in linea con i modelli Max precedenti. Una resistente fascia in acciaio inossidabile circonda tutta la scocca. Il retro e i bordi lisci che gli conferiscono un look industriale sono molto gradevoli alla vista. Il display XDR OLED da 6,7 pollici è stato aggiornato con un pannello a 120 Hz con aggiornamento dinamico. Questo aumenta la reattività e la scorrevolezza degli elementi a schermo. Purtroppo non sono molte le applicazioni sull'App Store che sfruttano appieno la frequenza dello schermo. Anche se su display così grandi risulta comunque una manna per gli occhi anche solo navigare nei menu. Se volete godere appieno della capacità di questo schermo da 120 Hz, l'ambiente Android è sicuramente più ricco di applicazioni. A livello di prestazioni viene utilizzato il chipset Apple A15 Bionic da 3,22 GHz, attualmente uno dei processori più potenti in ambito mobile. Grazie anche a 6 GB di RAM ottimizzata noterete la differenza nell'esecuzione di giochi e applicazioni più complessi che risulteranno estremamente più nitide. Parliamo ora del lato più stupefacente di questo smartphone, ovvero il comparto fotografico. Tre sensori, tutti e tre da 12 megapixel, sono dotati di tre ottiche diverse: un grandangolare, un teleobiettivo con ingrandimento ottico 3x e focale da 1,8, oltre all'ultra grandangolare con apertura a 120 gradi e focale da 2,8. In più c'è il sensore LiDAR 3D per la misurazione della profondità, utile per funzioni come autofocus e bokeh. Anche la fotocamera frontale non scherza, abbiamo sempre un sensore da 12 megapixel e una focale di 2,2. Inutile dire che a livello di qualità dell'immagine si raggiungono quasi livelli paragonabili alle fotocamere professionali. Luci, colori, dettagli vengono rappresentati al massimo anche in luoghi quasi del tutto bui. Una caratteristica davvero interessante per tutti quelli che vogliono registrare video è la modalità cinematografica, una funzione che riconosce il soggetto che sta agendo nella scena e lo mette automaticamente a fuoco. Ma la cosa ancora più utile è che è possibile cambiare la messa a fuoco a posteriori, dopo aver registrato. Inutile specificare che questo smartphone è dotato di praticamente qualsiasi tipo di connettività e tecnologia di comunicazione all'avanguardia. In fondo non ci potremmo aspettare niente di meno da uno smartphone con questa fascia di prezzo. L'ultimo punto cui vogliamo parlarvi riguarda l'autonomia. Infatti, rispetto ai modelli precedenti, è stata ottimizzata la batteria e aggiunto il supporto alla ricarica rapida. Con iPhone 13 Pro Max non dovete aver paura di arrivare a fine giornata, perché anche con un costante utilizzo riesce a resistere almeno fino a 10 ore tranquillamente, grazie alla sua batteria da 4352 mAh e il sistema di ricarica rapida. In conclusione, se siete disposti a investire su uno smartphone di alta gamma e volete qualcosa in più dell'iPhone 13 Pro base, allora non potete lasciarvi scappare il 13 Pro Max. Naturalmente lo trovate su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione, insieme a molti altri iPhone e anche telefoni della concorrenza. Vi invito a supportare il nostro lavoro mettendo un mi piace se il video è stato di vostro gradimento e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Vi aspetto nei commenti. Ciao e alla prossima!